Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Non so se lo avete notato, ma ultimamente faccio un sacco di video prodotti finiti. Ne sto finendo veramente una marea ultimamente, un bel po'. Allora, l'altro giorno, domenica, oggi è martedì, sono passata da IKEA e ho comprato questo coso qui che mi è costato tipo 2 euro. Un cavolo dove io ho deciso di mettere tutti i miei prodotti finiti. Quindi, siccome è già praticamente pieno a metà ed è veramente grande, volevo farvi vedere i prodotti, volevo parlarvi di questi prodotti in modo tale poi da andare a buttare le confezioni. Devo dire che mi sto veramente impegnando a finire tanti prodotti ultimamente. Allora, comincerei subito dalle salviette. Queste mi hanno fatto schifo, cioè io non le ricomprerei assolutamente. Sono della Fleur de Peril. Però mia mamma le ha comprate, io infatti ho detto che cavolo hai comprato? Allora qui c'è scritto che sono delle salviettine struccanti con acqua con fiori d'arancio, a me non sono piaciute. Per finirle le ho utilizzato come salviette mani. Mi dispiace, ma l'odore non mi piace. Comunque non sento questo odore di fiori d'arancio e poi comunque non... Cioè, non, come dire, sì, è vero che sono molto morbide, però non restano impregnate. La prima resta impregnata, ma le altre no. E non è un fattore di questa apertura o meno, perché io ho provato delle altre salviettine con questa apertura, ad esempio, quelle che mi sono piaciute molto, ve ne ho parlate negli altri video, adesso non mi soggiunge il nome, che hanno la stessa apertura eppure mi sono trovata benissimo. Quindi comunque non è questo il problema, quindi non mi sono proprio piaciute, quindi non penso di ricomprarle. Se le vedrete, perché magari ne ho qualcuna a casa da levare. Poi ho finito la ricarica del Borotalco Freccia Azzurra nella profumazione classica, che è quella che adoro. Io non so come faccia la gente a non usare il Borotalco, perché c'è gente che non usa il Borotalco, io lo adoro. Alfredo mi dà della vecchia, non me ne frega niente, sono vecchia, io adoro il Borotalco, soprattutto questa profumazione. Ho finito questi, diciamo, vali Cotton Plus. Me li ha comprati mia mamma. Io devo dire che comunque sono buoni, però mi sembra sempre di sprecare molto dischetto, perché sono quegli ovali, quelli belli grandi, però io ne utilizzo sempre uno per occhio. È vero che con uno di questo il viso si fa, però mi sembra un po' di sprecare i prodotti, quindi preferisco quelli più piccoli, però il prodotto in sé è buono. Allora, comincerei dai prodotti per i capelli. Allora, ho finito una mousse, c'è qualche prodotto che perde, quindi mi sto macchiando. Allora, ho finito una mousse per i capelli, questa è la quinta che compro, non lo so, forse di più. È una schiuma per i capelli, però sotto forma di mousse, quindi è molto più leggera, va a definire il riccio però senza appesantirlo, cioè non vi fa quel riccio comunque che sembra fatto col gel. E quindi a me è piaciuto tantissimo, ragazze, mi piace tantissimo questo prodotto. Non solo lo ricomprerei, ma proprio lo ricompro. Ora lo proverà Alfredo, perché lo avete visto nel video spacchettamento, l'ha comprato anche lui. E magari ci farà sapere lui come si trova, così abbiamo anche un confronto. Scusate, ma li sto buttando nell'altro pacco. Sempre per i capelli ho finito una maschera della Instant Repair 7 della linea Advanced Techniques, come vedete, totalmente finita. Io questa maschera l'ho utilizzata per lo più come balsamo, va bene anche come maschera che voi proprio lasciate lì in posa e poi andate a risciacquare. A me questa linea piace tantissimo. Costicchia un po' di più, perché io con questa ci faccio 3/4 applicazioni, perché adesso li ho corti, però mi districa i nodi benissimo. Costa un po' di più, ma ne vale la pena, cioè mi va a ristrutturare comunque il capello. Ovviamente da una singola maschera voi non trovate chissà che effetto, però quando poi l'ho utilizzato per 2, 3, 4 volte magari, cioè non si vede quella singola applicazione, però dopo un mese magari che utilizzate questa maschera, una o due confezioni in base alla lunghezza del vostro capello, a quando ve ne serve, vedete un po' la differenza, cioè vedete che i vostri capelli sono belli sani, soprattutto ora che li ho tagliati per eliminare le punte morte, eccetera. Cerco di curarli ancora di più, perché un po' li avevo trascurati alla fine, e comunque sto utilizzando queste maschere di questo tipo. Poi per i capelli ho finito anche un balsamo. Per adesso sto utilizzando sempre di questa linea l'olio d'argan, lo shampoo enorme, quindi sto per finirlo, ma in ogni caso ho finito il balsamo.
Questo qui mi piace come linea, però non è il balsamo dei miei capelli. Per i miei capelli ci vuole qualcosa in più, come ad esempio quello per i capelli ricci, che va anche meglio. Poi mi sembra che per i capelli abbiamo finito. Sì, ok, andiamo al corpo. Allora ho finito uno scrub della linea Naturals, questo qui alla fragola è totalmente finito, infatti era tutto attorcigliato. Questo mi è piaciuto molto, a me piacciono molto questi scrub della Naturals, infatti ho preso adesso l'altro allo yogurt, però purtroppo è un po' più piccolino, perché? Perché l'avete fatto 50 ml in meno? Comunque questo qua è piaciuto un sacco. E il secondo, ho comprato la seconda confezione e mi è piaciuto un sacco perché è un esfoliante. Questi della Naturals sono degli esfolianti, però non troppo aggressivi. Si sentono, però quello che vi consiglio è comunque non è un detergente, cioè non mi fa un'azione totalmente detergente. Ecco, io utilizzo comunque il bagnoschiuma, è un semplice scrub, cioè lo utilizzo dopo, cioè lo utilizzo proprio come scrub. Per fare la prima lavata e poi comunque passo il bagnoschiuma in ogni caso, o il contrario, insomma. Poi è finito un bagnoschiuma cioccolato e arancia, questa è la linea Bubble Butt. Allora, questo vi piace se amate molto il cioccolato, sa di cioccolata calda. Dopo qualche applicazione potrebbe stancarvi. A me è piaciuto, però l'ho alternato perché comunque altrimenti è un po' forte come profumazione, quindi l'ho un po' alternato, però mi è piaciuto. Comunque i Bubble Bath mi piacciono sempre moltissimo. Poi, sempre per il corpo, ho finito in pratica un altro bagnoschiuma, che è quello che perde, ed è questo della linea Faraway. Io lo adoro. Mi dispiace che non lo mettano come bagnoschiuma sempre, cioè lo mettono sempre nei set. È una coccola perché costa, costicchia e comunque vi fate due o tre docce, non è che fate chissà quanto, però è una bella coccola. Cioè, avete questo profumo Faraway che poi io adoro su tutta la pelle per tutto il giorno, cioè mi piace tantissimo. Comunque è molto denso, bello, 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 buonissimo questo qui. Peccato, però è una coccola perché comunque dura poco, obiettivamente. Sempre per il corpo ho finito questo gel. Questo è un gel da rasoio per la depilazione, cioè se voi vi depilate col rasoio, mettete prima questo gel, rallenta molto, io lo utilizzo per le ascelle, rallenta moltissimo comunque la crescita del pelo e comunque anche idratante, non fa puzza, non è una crema depilatoria, ecco, è un gel, però la cosa bella è che comunque, soprattutto nelle zone più delicate, non dovete star lì, cioè serve comunque, e il sapone intimo non ritarda la crescita dei peli come fa questo, quindi questo mi piace molto e lo ricompro sempre, cioè da quando l'ho scoperto, l'ho preso una volta per caso perché lo volevo provare, l'ho scoperto e lo amo, lo adoro veramente. Poi ho finito un borotalco della Soft Mask. Ogni tanto prendiamo comunque questi borotalchi, anche questi sono una coccola perché ovviamente non conviene tanto una confezione di questa da 40 grammi per 2-3 euro, però è una coccola, lo portiamo ad esempio in viaggio, quindi ogni tanto poi io lo vado svuotando, ancora perde borotalco un pochettino, è una coccola, però ci piace questo borotalco. Poi ho finito anche cioè più che io, l'ha finito mia mamma perché io ormai non lo utilizzo più come intimo, lo utilizzo praticamente per i piedi e quindi l'ho finito così. L'ha finito anche mia mamma, l'ho finito anche così. Cioè lo utilizziamo ormai tutte e due per questo perché comunque è troppo invasivo per noi e ormai ci siamo andate, comunque siamo andate con Avon, però ne avevamo qualche confezione quindi li andiamo a utilizzare, oppure a volte si trova molto in offerta, però lo utilizziamo per i piedi. Magari è uno spreco, però come sapone intimo non possiamo più utilizzarlo. Come sapone per le mani abbiamo finito invece questo della Sensis. Questo è buonissimo. Sono molto buoni e l'odore sulle mani resiste. Il problema è il prezzo, perché una cosettina di questo costa 3 euro. E con 1 euro ci siamo trovati molto bene con quelli dell'Altea. Però per fare un pensierino, magari alle nonne, per non fare il solito bagnoschiù, magari questo lo utilizzano di più. Oppure, ad esempio, questo è anche un'idea comunque da portarsi dietro il bagnoschiuma. Cioè, si può anche ricaricare, ecco, con il bagnoschiuma.
E comunque si sono piaciuti molto perché l'odore persiste, c'è cioè un ottimo prodotto, peccato il prezzo. Poi ho finito alcuni prodotti per il viso. Allora, ho finito una crema viso della NutraFX, questa qua della linea Radiance, è totalmente ormai finita. Sono molto orgogliosa perché a volte non sono molto costante con queste creme viso, comunque questa mi è piaciuta molto. A me la linea Solution mi piaceva, la NutraFX anche, non è la linea Nu, dico la verità, però è una valida alternativa, magari si può anche alternare, eccetera. Anche perché la linea Nu ha un suo prezzo, però è vero che quando ho comprato una crema, anche 15 euro, vi dura quasi come questa, però ovviamente quella è migliore. Ecco, io le alterno abbastanza. Poi ho finito una maschera per il viso della Planet Spa, io le adoro queste. Questa era con caviale nero ed era una di quelle che appunto voi mettete e poi diventa una pellicina, quindi le trovo molto comode, però adesso voglio cambiare, infatti ne sto utilizzando una all'argilla. L'odore è meraviglioso, perché è proprio un odore quasi di ginseng, cose del genere, però buonissimo. E sì, io la utilizzo una o due volte a settimana, come è scritto qua. Di solito seguo, diciamo, le indicazioni della maschera, che ci sono quelle un attimino più invasive. Comunque a me è piaciuto un sacco. È proprio un prodotto che mi piace moltissimo. Mi piace anche regalarlo, comunque come prodotto. Infatti per Natale sto già un po' pensando, io già penso a Natale, ragazze, ma vabbè, sono pazza. E comunque sono anche dei bei regalini fare un set di questo tipo, insomma, mi piace tantissimo. Mi piacciono tantissimo queste maschere e finora non ho mai avuto problemi con nessuna. Poi è finito questo, che è invece il tonico mattificante. Mi è piaciuto molto. Ha sempre quell'odore di acido salicilico che comunque è molto buono, e questo è per la pelle mista e grassa. Io il tonico ormai da quando l'ho scoperto lo adoro. E poi praticamente butto queste due lime, una era di Bottega Verde, l'altra era dei cinesi perché ormai sono finite. E ho finito anche un balsamo labbra, un altro balsamo labbra di Avon della linea Color Trend, mi sembra che fosse, o Naturals, non mi ricordo. Comunque ho finito anche questo. Bene, ragazzi, lo scatolone è vuoto, adesso devo andare a lavare. Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazze!